Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere venuti al Laboratorio dal Basso Rivoluzioni Controvento Bicecittà, organizzato da Passi da Ciclope e l'associazione Janub. Da oggi fino a sabato iniziamo il modulo sull'autocostruzione delle biciclette in bambù. Ci sembrava corretto iniziare, insomma, con l'introduzione su quelle che sono le proprietà, usi e trasformazioni del bambù, e quindi iniziamo con Aldo Calimeri dall'Associazione Italiana Bambù, per l'appunto, che approfondirà l'argomento. Lascio la parola ad Aldo, grazie. Buongiorno a tutti, sono Aldo Calimeri, faccio parte dell'Associazione Italiana Bambù da qualche anno. Ho 40 anni, vivo a Capo Orlando in provincia di Messina, sono ingegnere meccanico, ho avviato da qualche anno un'attività professionale in questo settore. Mi sono avvicinato alla conoscenza di questa pianta così particolare leggendo un articolo su una rivista. Dopodiché ho deciso di approfondire la conoscenza di questo materiale molto particolare e di iscrivermi e far parte dell'Associazione Italiana Bambù, che ha scopi di, è una ONLUS nata circa una decina di anni fa, dalla passione di coltivatori e utilizzatori di diverso tipo, con lo scopo di divulgare e far conoscere anche alle nostre latitudini la conoscenza di questa straordinaria pianta. L'associazione ha scopi culturali e scientifici, che persegue con workshop e seminari di studio, ricerca e sperimentazione. Si propone anche la raccolta e la diffusione di bibliografia tematica, viaggi di studio in Italia e all'estero e organizza anche, partecipa a convegni internazionali. Diffonde periodicamente ad uso interno dei soci bollettini di informazione sulle attività in corso, in programma, documenti, articoli relativi alla coltivazione, alla trasformazione, anche analisi di mercato e articoli di approfondimento tematico. Fa parte della European Bamboo Society. A questo punto avevamo previsto un intervento del presidente dell'associazione, Lorenzo Barr, quindi provo a chiamarlo in maniera tale che porterà direttamente i saluti dell'associazione. Buongiorno Lorenzo, come va? Ah, benissimo, e allora ti metto in viva voce così, insomma, porti i tuoi saluti, il tuo contributo, d'accordo? Ok. Come dici? Come dici No, Lorenzo? se si poteva vedere la platea così Ah, ok, rispetto al inquadrare la tuo platea, contributo. sì, se è possibile in maniera tale, ecco. Sì, un Sì, attimo, così vediamo vedo un se attimo di riesce. solito. Ok. Posso parlare io? Sì, ok. Sentite? Sì, buongiorno a tutti, ciao Aldo, e sono contentissimo di questa riunione perché effettivamente il mondo del bambù sta facendo passi da gigante. Ci sono degli interessi e degli sviluppi che sono veramente eccezionali, che quando ho cominciato 40 anni fa a interessarmi di queste piante non avrei mai creduto. Mi chiedevano tutti come togliere il bambù dal giardino, adesso mi chiedono tutti come piantare il bambù, come coltivarlo, come utilizzarlo, eccetera, eccetera. In Puglia c'è un bel fermento su queste piante perché ne stanno piantando, soprattutto il Filostachia sedulis, proprio per i germogli e per l'utilizzo del legname. Però io direi a questi giovani si fermino lì, che vadano anche a vedere tutte le altre specie alternative,
che hanno degli usi fantastici, tipo che so, la rondinaria amabilis, ad esempio, che verrebbe benissimo, ed è bambù eccezionale per certi usi, proprio per quelli che fanno loro, e altre specie che hanno anche altre caratteristiche con delle possibilità di mercato enormi, enormi, tipo gli estratti, tipo fibra. Sulla fibra penso che tra un 15-20 giorni avrò finalmente dei risultati sull'ottenimento della fibra naturale del bambù, che la stiamo sperimentando in Toscana con il maggior specialista di lavorazione fibre, canapa, enafe, eccetera, eccetera. Quindi questa sarà una cosa veramente rivoluzionaria per l'Italia, perché nel momento che riusciremo a mettere in piedi una filiera sulla fibra, saremo in campo europeo e con una fibra naturale bambù prodotta in Italia. Non voglio trattarvi oltre, vi auguro un buon lavoro, e te, Aldo, visto che hai fatto una bella preparazione, complimenti per questi giovani, complimenti. Bene. Poi se seguite sul sito Bambù Italia, ogni tanto ci sono delle notizie aggiornate. Sì. Sì, adesso proverò anche a divulgare i riferimenti. Rispondiamo sempre a tutti. D'accordo. Ok, grazie Lorenzo. Niente, grazie a te e buon lavoro, vi seguo. Se poi avete qualche domanda da farmi, tanto io ci sono. Va benissimo, d'accordo. Eventualmente proviamo a ricontattarti. Grazie tante, buon lavoro. Ciao, ciao. Benissimo. Ecco, abbiamo avuto anche questo piccolo, questo contributo direttamente da chi ha dato vita all'associazione e con molta energia continua a portare avanti la divulgazione, come vedete, in tantissimi settori, sia dal settore dell'arredamento anche di giardini, che poi anche l'attività su cui Lorenzo è molto competente, lo fa anche per mestiere, ma anche per scopi differenti, la creazione di fibre piuttosto che coltivare il bambù per scopi alimentari, l'utilizzo dei germogli ad esempio. E oggi anche con questa iniziativa, ecco, si inserisce perfettamente in quello che è anche lo statuto dell'associazione. E, piccolissima slide su quella che è la mia attività, quindi giusto per far capire il settore da cui provengo. L'Improject è lo studio di ingegneria che ho avviato qualche anno fa. Mi occupo di progettazione meccanica da una parte, di energia dall'altra. Questa una brochurina, giusto per far vedere, questo è un po' l'elenco delle attività che svolgo nel settore industriale e qualche esempio di lavoro svolto. I lavori spaziano dal settore medicale al settore agroalimentare, industria, automotive, beni di largo consumo. Anche per questo ho accettato ben volentieri, perché insomma, chiaramente la costruzione di un telaio da bicicletta interessa molto, insomma, gli aspetti della meccanica, tanto più che l'idea di farla con un materiale naturale è di interesse estremo. Volevo farvi vedere questa slide anche perché colloco l'idea di costruire un manufatto con l'utilizzo di materiali naturali va a mio avviso nella direzione di rispettare in qualche modo l'ambiente e il pianeta Terra in generale, perché là dove usiamo dei materiali che in qualche modo sono realizzati attraverso l'apporto e le modifiche della mano umana, spesso e volentieri in qualche modo anche hanno un impatto sul cambiamento delle condizioni sul pianeta Terra. Cioè l'acciaio, l'alluminio ad esempio sono materiali fantastici, però per utilizzarli hanno bisogno di una serie di processi che in qualche modo impattano sulle condizioni del pianeta Terra e spesso e volentieri anche su chi viene impiegato sulla mano
manodopera viene impiegato nell'intero processo produttivo e ciò chiaramente spesso impatta negativamente sia a livello di emissioni inquinanti in aria sia a livello di inquinamento delle falde acquifere. Questa è una slide che fa vedere come il territorio l'immenso territorio della Cina è impattato da emissioni inquinanti dovute all'eccessivo sviluppo industriale che, come ben sappiamo, si sta svolgendo in questi ultimi anni. E come conseguenza le emissioni appunto in atmosfera sono drammatiche, tant'è che adesso, cioè, avrete visto più volte la gente cammina per strada con queste mascherine proprio per proteggersi dalle emissioni inquinanti. E addirittura stanno pensando di realizzare dei sistemi di depurazione dell'aria per evitare appunto poi gli impatti sulla salute. Ciò che a mio avviso insomma va un po' contro anche il buon senso, perché basterebbe ridurre le emissioni inquinanti e insomma il gioco è fatto. La seconda slide invece mostra ciò che è accaduto qualche anno fa nel Golfo del Messico, lì dove BP Petroleum ci fu il famoso disastro che fece fuoriuscire una quantità enorme di petrolio per via di un problema che c'è stato ad una valvola di tenuta, con un effetto, diciamo, sull'ambiente devastante. Ecco, mi piace fare anche questa domanda, mi capita a volte di andare per scuole o anche in altre occasioni in cui ho modo di portare il mio piccolissimo contributo per quanto riguarda appunto tematiche che riguardano sia le rinnovabili piuttosto che la meccanica, e mi piace porre questa domanda, dico: cosa succede se la temperatura media del corpo umano aumenta di un grado? Cioè, banalmente, quando abbiamo i primi sintomi della febbre, la temperatura si innalza anche di mezzo grado, un grado. Ecco, cosa accade se alla Terra la temperatura si innalza di un grado? Gli effetti insomma non sono tanto simpatici a mio avviso, tant'è che un'ipotesi, si chiama ipotesi Gaia, come dire, concepisce la Terra come un unico grande organismo e lì dove accade qualcosa da qualche parte il pianeta in qualche modo si diciamo pone rimedio, così come accade al nostro corpo umano, cioè se abbiamo un banale raffreddore si attiva un meccanismo per controbatterlo. Vi faccio vedere un'animazione, dopodiché andremo poi sul tema del bambù, però ci tenevo a farvi vedere questa parte perché l'utilizzo di questo materiale in qualche modo ci consente di essere più vicini e rispettosi al pianeta Terra ed essere in qualche modo più sostenibili, anche se poi dobbiamo esamineremo alcuni aspetti che possono essere critici da certi punti di vista. Ok. Questo non me lo apre, vabbè, comunque era una simulazione che faceva vedere come dal 1880, una simulazione elaborata dalla NASA, dal 1880 al 2010 come si evolveva la temperatura media sul globo terrestre. E si vedeva che negli ultimi 20, mentre era una mappa cromatica in buona sostanza, con diversi gradi di colore che andavano dal blu al rosso. Il blu significava una temperatura media abbastanza costante, il rosso stava a significare un innalzamento importante della temperatura. Si vedeva come negli ultimi 25-30 anni la temperatura schizzava e quindi il colore della mappa cromatica virava molto velocemente verso il rosso, a significare come la Terra si sta riscaldando. E questo riscaldamento attualmente è intorno a 0,4-0,5 gradi, che farebbe venire da ridere, però riportandoci alla domanda di prima, cioè cosa accade al nostro corpo se la temperatura si innalza di mezzo grado, cosa accade se la temperatura della Terra si innalza di mezzo grado o di un grado. Quindi
La risposta la danno oggi tanti scienziati, sono in giro per il mondo, soprattutto nei ghiacciai, ad esaminare cosa succedendo ai ghiacciai, quindi innalzamento dei livelli del mare. Tutto è correlato, l'ipotesi Gaia dice anche questo, è un'ipotesi, poi non so quanta veridiera o no, però mi piace ecco, l'input che dà, le idee che propone, correnti marine, aria, acqua, sono tutte correlate. Quindi, lì dove andiamo ad agire da una parte, probabilmente avremo un effetto non sempre positivo sull'ambiente da un'altra. Ecco, veniamo alla nostra trattazione. L'idea è di suddividerla in questi 5 punti: decenni sulle caratteristiche della morfologia del bambù, l'uso, la conservazione e la trasformazione, le proprietà meccaniche in confronto con i metalli di uso più comune, l'uso sperimentale di nuovi materiali naturali e una brevissima mappatura del bambù in Italia. Per quanto riguarda le caratteristiche del bambù, esistono circa 1200 specie appartenenti alla famiglia delle graminacee, giusto per capire quella a cui appartengono il mais, il grano, il riso. L'area di diffusione, la vedete in questa slide, è quella compresa tra il 46° e il 47° parallelo, va dall'Asia all'America Latina all'Africa. In realtà poi la diffusione coinvolge chiaramente altre aree del globo, Giappone, Himalayana, Europa, Nord America. La Cina è una delle aree principali, ci sono circa 400 specie appartenenti a 50 generi diverse. 62% sono asiati, è giusto qualche dato per dare qualche indicazione, il 34% americani, il restante 4% provengono dall'Africa, dall'Oceania. È una pianta che si contraddistingue per vigore di crescita, tant'è che in molte piante mature, giunge a maturazione dopo alcuni anni, si può assistere alla crescita di molti centimetri anche nel giro di 24 ore, quindi magari con una telecamera come questa si potrebbe filmando sulle 24 ore e poi accelerando le riprese si potrebbe vedere proprio la sua crescita nel giro di pochissimo tempo. Si adatta molto facilmente a diverse condizioni, anche se poi alcune situazioni chiaramente sono da vedere con molta attenzione. Per esempio l'esposizione ai venti è preferibile non ci sia, soprattutto se sono venti di una certa intensità, perché le foglie vanno a sfrangiarsi e le foglie sono il laboratorio della fotosintesi, quindi vanno a compromettere poi il ciclo di vita della pianta. Quindi vigore di crescita, adattabilità, diversità, 1200 specie, capite bene che c'è una diversità enorme, sia nella morfologia, tipologia di pianta e sia poi di conseguenza nell'utilizzo che di questa se ne può fare. Si può coltivare dal livello del mare ai 3000 metri, chiaramente molto dipende dalla specie che si va a individuare. Esistono due categorie principali, di rizomi, la parte sommersa della pianta, quella che sta al di sotto del terreno, che individuano appunto queste due principali, tipologie, sono i monopodiali e i simpodiali. I monopodiali crescono, orizzontalmente, con, spesso una velocità molto intensa. Le gemme presenti sul rizoma si sviluppano, sia verso l'alto, dando origine al culmo che è la vera e propria canna, oppure orizzontalmente dando vita poi a un'altra pianta in successione, in buona sostanza. I monopodiali generano gruppi molto fitti di piante con culmi distanti tra loro e possono essere invasivi, tant'è che nella coltivazione dei monopodiali, a secondo del terreno che si ha a disposizione o anche della geometria del terreno, è sempre bene valutare l'inserimento all'interno del terreno di apposite plastiche che servono a circoscrivere la parte di terreno su cui si vuole coltivare bambù, proprio per confinare all'interno di una determinata zona l'espandersi delle canne stesse, che altrimenti andrebbero via via ad invadere il terreno. E poi,
toglierle, come diceva un po' anche il nostro presidente, un po' come la comune canna che spesso si vede, insomma, un po' in tutta Italia, la Rundodonax, cioè diventa invasiva e non si sa come toglierla. Quindi, giusto per confinare, ecco, esistono queste metodologie. Esistono poi i simpodiali, sono un cresco un po' corti e spessi, un po' a ciuffi. In questo caso si espandono circolarmente, non sono meno impattati da questo problema della invasione eccessiva. In questo caso il genere più diffuso è la bambusa. E poi esistono dei rizomi misti, sono, diciamo, una via di mezzo tra i monopodiali e i simpodiali, sono gli anfipodiali. Un rizoma si allontana dal cespuglio originale e crea un altro cespuglio simile, però pur mantenendo, diciamo, la compattezza. Per quanto riguarda la struttura della pianta, bene o male immagino vi siate già documentati, comunque esiste la parte del rizoma che è quella al di sotto diciamo, del livello del terreno, sotterranea, ha una funzione di supporto perché sostiene chiaramente la pianta e di colonizzazione nella misura in cui poi si espande, nascono delle derivazioni che a distanza più o meno regolare vanno a dar vita a nuovi culmi. I monopodiali, abbiamo detto, sono invasivi, i simpodiali no, sono corti e tozzi e creano diciamo, boschetti compatti e culmi vicini. La seconda parte diciamo, della canna, che è quella più interessante anche dal punto di vista funzionale, estetico, decorativo, prende il nome di culmo, è la canna vera e propria. Presenta dei nodi, diaframmi e degli internodi. Le dimensioni sono variabilissime a seconda della specie, poi più avanti darò qualche dato. La densità della parete è più spessa, si fa sempre più spessa con gli anni. Forme e colori sono diversificati, anche qui più avanti farò vedere alcune foto con diverse tipologie di forme, di colore anche molto simpatiche. La parte più importante chiaramente perché si possono infiniti utilizzi. Dal germoglio, a parte il germoglio appunto che si può utilizzare colto con le opportune tempistiche, si può utilizzare anche per scopi culinari, ma lo diremo anche questo più avanti. Dal culmo si dipartono i rami, un po' come gli alberi, diciamo, anche il bambù presenta dei rami. Crescono quando il culmo è giovane, in fase matura. La maturità si raggiunge quando la percentuale di lignina e cellulosa è ottimale, cioè dopo circa 3-4 anni normalmente dalla sua piantumazione. Esistono specie con un solo ramo per nodo, specie con due rami per nodo o anche più, tre o anche fino a 9 e più. Qui qualche esempio di una slide con mette a fianco diverse specie di culmo di bambù, di culmi di bambù. Anche in questa slide ecco qui il rizoma. Il culmo, in questo caso mancano i rami, a destra si vedono diverse tipologie di rizoma e il modo di propagarsi. Questa è una foto fatta qualche anno fa all'orto botanico di Palermo. La persona raffigurata è la professoressa Luisa Conti, che ha creato a Palermo un'associazione, si chiama Design Zingaro, anche questa ha scopi di divulgazione, di promozione, di utilizzo di materiali prettamente naturali. E avevamo fatto una piacevole visita. Questo è un
un boschetto che appunto ha sede all'Orto Botanico di Bambù, è una specie gigante, Dendrocalamus asper, è molto fitto, vedete, però nonostante ciò ha delle dimensioni notevoli, raggiungo anche 15-20 metri, guardate le foglie come sono molto, molto estese. La specie vittata, sempre all'Orto Botanico di Palermo, quindi lo sfondo giallo con queste delicate striature verdi. E qui qualche altra foto fatta proprio in quella occasione. Questa foto rappresenta invece la suddivisione all'interno, diciamo, preso un culmo e sezionata una canna a metà, si possono individuare facilmente l'internodo, individuato dal numero 1, il nodo, quindi la parte intermedia, il diaframma col 3. E poi la parte da cui, col numero 4, si individua la parte da cui prendono vita i rami. Questa è una sezione, sono diverse sezioni, sono tre sezioni di una canna. La prima è una sezione trasversale, presa proprio sullo spessore. Si vedono, partendo dall'esterno verso l'interno, si vede proprio come le fibre, comunque le parti cave soprattutto, hanno una densità via via differente. Questa invece è la seconda immagine presa sul praticamente un taglio realizzato sullo spessore, nel senso dell'asse della canna. E la differenza con la terza, che è simile, la seconda immagine non prende il nodo, quindi la parte intermedia al nodo, mentre la terza, diciamo, seziona anche il nodo. E qualche indicazione circa le dimensioni, c'è una variabilità elevatissima, poi più avanti vedremo qualche filmato da cui si vedono delle fasi di lavorazioni di canne che sono veramente con dimensioni direi enormi, che uno magari non si aspetta, abituato a vedere le canne di piccola taglia che magari ci sono dalle nostre parti con diametri di 8-10 cm, in realtà si riescono a raggiungere dimensioni anche più importanti. L'altezza va da pochi centimetri anche 25-30 metri, diametro sempre da pochi centimetri fino a 20-30 centimetri, quindi con fusti molto importanti. Gli spessori possono arrivare anche a 4 a circa 5 centimetri di dimensione. La sezione, siamo abituati a vedere la sezione tonda, quindi tagliando trasversalmente, la classica sezione tonda, in realtà esistono anche a sezione quadra. Possono essere cava e piena. I colori, c'è una varietà abbastanza ampia, dal verde al giallo, la specie nigra, nera, appunto, rosse, blu, viola. Qui un breve elenco, ma veramente minuscolo, ma comunque sono le specie sono forse le più divulgate, le più conosciute. Il Phyllostachys pubescens, la specie più diffusa in Cina, registra produttività nei paesi di origine anche di 35 tonnellate per ettaro, giusto per dare indicazione, poco fa c'erano due ragazzi interessati anche alla coltivazione, quindi capire che tipo di produttività può avere un bambuseto a seconda della specie, con giusto qualche dato. La guadua angustifolia, tipica dei paesi americani, Colombia in particolare, ha una produttività di circa 42 tonnellate per ettaro. La produzione in Brasile di Dendrocalamus giganteus 70-80 tonnellate per ettaro, un'altra specie la vulgaris, è la Bambusa vulgaris vittata, dove per vittata significano quelle striature nel senso assiale della pianta che la rendono molto bella anche per scopi decorativi, pensate per esempio a un boschetto, l'arredamento di un giardino. Bambusa laco, conosciuta con il nome di Black Timber Bambù, con culmi neri. La ventricosa ha delle bombature lungo lo stelo. Mi pare che più avanti c'è anche qualche immagine. Per le biciclette, il presidente mi suggeriva di segnalare la specie Viridis
di Glauchens, o meglio ancora la rondinaria amabilis con cui si fanno le canne da pesca. Qualche immagine a sinistra, i rizomi oramai in una fase avanzata, questi per molte specie, per esempio l'edulis, sono commestibili, si raccolgono quando ancora stanno per nascere. Qui in fondo ne vedete uno con ancora la parte sommitale appena che sta fuoriuscendo dal terreno. Gli si scava attorno, lì dove si fanno le colture per questo tipo di attività si costruiscono normalmente delle passerelle per evitare di passare direttamente sul terreno e quindi di rendere il terreno solido, quindi lasciarlo morbido, quindi si va nelle vicinanze del germoglio, gli si scava attorno e lo si preleva dal terreno. E i germogli dell'edulis possono raggiungere anche dimensioni di 700-800 grammi, anche 1 kg. Si puliscono e poi si cucinano. Io ho assaggiato presso dei ristoranti cinesi, ma molti anni fa. Dovrebbe avere non ricordo a dire il vero il gusto, ma per chi lo consuma dovrebbe avere il gusto tra un misto tra il carciofo e l'asparago. Comunque è una coltura molto interessante. Se pensiamo per esempio alla comunità oramai ampiamente diffusa di orientali, chiamiamoli cinesi, anche se poi c'è una varietà abbastanza ampia di questa gente, pensiamo a che diffusione ci potrebbe essere, perché chiaramente quando vai, insomma, anche noi quando andiamo fuori magari abbiamo il piacere di mangiare il nostro cibo, soprattutto se permaniamo in un luogo. E anche per loro potrebbe essere un business interessante coltivare appunto questo tipo di pianta per produrre dei germogli, perché chiaramente puoi fornirli freschi appena raccolti, anziché magari importarli e avere una commercializzazione comunque con metodi di conservazione di vario tipo. Uno dei nostri associati, il Moso di Cravanzana a Torino, coltiva proprio delle specie anche con questo scopo e ci fa delle confetture, delle creme, insomma, diverse tipologie di prodotti che poi commercializza. Ecco, per la coltivazione, ma giusto qualche cenno perché non sono la persona più indicata, poi all'interno dell'associazione ci sono persone sicuramente più competenti. È una pianta che non esige diciamo, molte cure. Come dire, impiantata con le dovute attenzioni inizialmente, quindi facendo una esplorazione attenta del terreno, delle condizioni climatiche, esposizione ai venti che la rendono appunto un po' delicata. Da questo punto di vista, terreni ben drenati, umidi, però non con un eccesso d'acqua che farebbe marcire la pianta, soprattutto quando la si mette a dimora nei primi anni. Non è una pianta molto esigente, quando la mette a dimora, piantine magari di 2-3 anni di vita hanno bisogno di essere irrigate nei periodi più caldi, in estate, nei mesi di luglio, di agosto, magari hanno bisogno di avere un supporto diciamo di irrigazione, dopodiché in linea generale non hanno bisogno di molte cure. Chiaramente bisogna fertilizzare un po' il terreno, piantarle alle giuste distanze. Il sesto di impianto indicato dovrebbe essere di 5 metri per 5, quindi a distanza di 5 metri per 5, facendo diciamo su una pianta su un disegno in pianta, quindi a distanza di 5 metri per 5 andrebbero piantate ogni singola pianta. E sul sito dell'associazione dovrebbe esserci un documento che mostra anche una simulazione, una ipotesi di coltivazione di un bambuseto su un terreno di circa 1 ettaro con 400 piante e ci sono anche delle simulazioni economiche che danno delle indicazioni circa la spesa da affrontare e il ritorno economico che ci può essere da una installazione di questo tipo.
Chiaramente non sono tutte rose e fiori, perché quando si pensa al bambù, pianta meravigliosa, strepitosa, è vero, sì, molto interessante, ma qualche punto debole ce l'ha. Per esempio, le infezioni da insetti, da funghi, da batteri o anche da altri agenti biologici. Necessita, soprattutto dopo il taglio, necessita per prolungare la sua vita, il suo utilizzo, di opportuni metodi di conservazione e di essiccazione. Due sono i gruppi principali per la conservazione e l'asciugatura. Si tratta di metodi sia chimici che tradizionali. I metodi chimici utilizzano componenti chimici applicati attraverso delle apparecchiature che possono essere manuali o industriali. Chiaramente dipende dal tipo di azienda che sta coltivando e poi trattando il bambù. I tradizionali, tramandati per conoscenza dalle popolazioni rurali, e sono basati su un po' la saggezza popolare, le cose dette per voce, però sono quelle che spesso e volentieri funzionano altrettanto bene di quelli chimici. E ricollegandomi sempre all'impatto che ciascuna operazione dell'essere umano ha sul pianeta, forse sono quelle che più sono rispettose e sostenibili. Per quanto riguarda la conservazione, giusto per preservare soprattutto dall'azione di funghi, parassiti e quant'altro, uno dei metodi è il trattamento con boro. Dovrebbe esserci qui quindi l'immersione in acqua e sali di boro. Dovrebbe esserci qui il collegamento con un documento preso da internet della diffusione verticale di acqua con sali di boro. È una linea guida. Faccio vedere qualche immagine giusto per capire come si. Queste sono chiaramente delle canne di bambù stilizzate. Si tagliano anche con diciamo, strumenti molto semplici. Questi sono i germogli che possono essere usati per scopi culinari. È preferibile tagliarle nella stagione estiva, in questo caso, non nelle stagioni piovose. Sono documenti comunque che vanno sempre presi anche, vanno studiati attentamente anche nella loro introduzione, perché le indicazioni possono dipendere anche dal paese di origine in cui sono state fatte o per il quale è fatta la guida, ecco. È bene tagliarle magari non recidere l'intero bambuseto in maniera totale, chiaramente. Infatti poi ci sono delle linee guida anche per quanto riguarda le indicazioni di taglio, in maniera tale che lì dove c'è un bambuseto maturo si vanno a individuare le piante più poi quando va a maturazione magari le vedi tutte con la stessa dimensione. È chiaro che individui le piante da tagliare, ne lasci diciamo un buon numero, in maniera tale che consenti al bambuseto di vivere e di essere utilizzato anno per anno. A differenza di un bosco comune, di una qualunque altra pianta, il bambù ha una crescita. Quando va a maturazione, in buona sostanza, di anno in anno si riproduce poi alla medesima altezza che aveva l'anno precedente. Quindi, una volta che il bambuseto è maturo, ogni volta che lo tagli, poi l'anno dopo ti ritrovi la pianta alla massima altezza e quindi la puoi riutilizzare per i tuoi usi. Chiaramente devi lasciarne delle specie per consentire la sussistenza. Quindi si individua un'area, qui parliamo già di un impianto diciamo quasi industriale, comunque non di piccola taglia, un piano con una struttura su più livelli che vedete qui a destra, si dispongono le canne in altezza. Le vasche, qui ci sono le vasche con l'acido borico e un sistema in buona sostanza, un elenco qui degli attrezzi con cui si fa tutto il procedimento. Detto molto brevemente, si forano le canne con un attrezzo lungo per quanto è l'estensione della canna, e dopodiché si va a insufflare l'acqua con l'acido borico all'interno
all'interno della canna, in maniera tale da prenderlo per tutta la sua interezza e preservarlo dall'aggressione di insetti, di funghi, di parassiti che sono attirati soprattutto dalla presenza di amido che c'è all'interno del legno. Ditemi voi se volete fare una pausa, non so. Ecco qua, magari vi faccio vedere questa slide, un confronto, vabbè, molto semplice tra le colture di bambù e il legno ordinario, quindi la capacità di assorbire a sinistra e a destra, vedete a sinistra diciamo un bosco di legno, a destra un bosco di bambù, la capacità di assorbire CO2 che nel secondo caso risulta più elevata, la capacità di crescita, mentre nel caso dell'albero ha dei cicli, un po' quello che vi dicevo prima, nel caso del bambù quando va a maturazione, cioè è sempre alla massima estensione e per conseguenza poi l'irregolarità di impiego di manodopera, mentre la costanza di impiego di manodopera, ecco per vedere un po' una piccolissima analisi dei benefici che ci possono essere e chiaramente un beneficio anche a livello economico di sussistenza anche delle famiglie, di quanti ruotano attorno all'economia del bambù. Sì, questo rappresenta un po' una serie di usi che se ne possono fare, ma in realtà poi più avanti abbiamo altre slide. Esiste anche l'essiccazione come metodo questo è un metodo per preservare la pianta da agenti patogeni di vario tipo. L'altra esigenza che si ha e che comunque favorisce poi la conservazione della pianta è quella di essiccarla. Togliergli quindi l'umido dall'interno e si può fare sia con metodi naturali, quindi lasciando la pianta ad essiccare in luoghi freschi, ventilati, a riparo dal sole, o si può fare all'interno di forni che esistono in diverse tipologie, verticali, orizzontali, e consentono di essiccare e anche di proteggere la pianta. Spesso si usano dei forni che sono alimentati dagli stessi scarti della pianta stessa. Questi hanno la capacità, vaporizzando i fumi, poi vaporizzando, creano una specie di il vapore, creano una specie di pellicola sul culmo, sulla canna stessa, che risulta essere protettiva della canna. I culmi orientali, ho messo questa nota, sono spesso trattati con pesticidi, prodotti chimici e quindi non adatti ad ambienti domestici, quindi anche qui bisogna stare attenti. L'idea di voler divulgare anche l'utilizzo della pianta in Italia, uno degli scopi dell'associazione, è quella di poter avere a disposizione del materiale che possa essere, diciamo, trattato anche con metodi naturali e non impattato da prodotti chimici, perché chiaramente quando ci andiamo a fare per esempio un tagliere, spesso si vedono questi taglieri, ste ciotole che si mettono in cucina, per esempio, si vedono diversi attrezzi per l'uso in cucina. E chiaramente bisogna stare, come dire, bisogna essere certi che non, il legname non è stato trattato con prodotti chimici per la sua conservazione e che invece abbia subito dei trattamenti di stagionatura naturale in qualche modo. Qualche immagine estratta di diverse tipologie di sistemazione per poter consentire l'essiccazione naturale. Questa a destra mi ricorda molto le tecniche usate dai falegnami anche locali, mettevano il legname frapposto con le tavole una sull'altra proprio per facilitare la stagionatura, essere compatto però favorire allo stesso tempo il passaggio dell'aria e quindi l'essiccazione. Diverse tipologie, ecco, di soluzioni, ecco. Qui diciamo un po' più industrializzata, insomma, sono dei locali coperti con le canne in verticale, in orizzontale, dipende anche molto dagli spazi che si hanno a disposizione.
Ecco, a questo punto potremmo sentire, boh, possiamo farlo anche più avanti come preferite, dipende anche se vogliamo fare una pausa o meno. Comunque, come accennavo a Michele, a Torino alcuni ragazzi stanno costruendo anche loro, hanno avviato un piccolo laboratorio e stanno facendo della sperimentazione per la costruzione di bici in bambù. Ieri ci siamo sentiti con Lorenzo Bar, mi ha fatto cenno. Insomma, di contattarli, e così ho fatto, e pensavamo di fare una seconda telefonata e ascoltare il loro contributo. Può essere di interesse, pensavamo, per entrambi, sia per loro che per voi, magari conoscere intanto dell'esistenza delle due attività, e dopodiché, magari scambiandosi anche riferimenti, conoscere un po' come sta andando la loro esperienza, come si evolverà la vostra, sempre. Come dire, col focus sugli obiettivi dell'associazione, che sono quelli anche di favorire gli scambi e le informazioni circa questa pianta. Se volete possiamo farlo subito, possiamo fare una pausa, possiamo farlo dopo, come preferite. Ecco, sì, ci faceva piacere conoscere la vostra esperienza. Ho già fatto accenno di questa attività, di questo laboratorio, dei prototipi che avete messo su a Torino. Nell'ottica di uno scambio fra le due esperienze, ecco il tuo intervento. Quanto riguarda le specie che state utilizzando per queste prime esperienze, ecco. Per quanto riguarda, scusate, non ti ho capito. E la specie di bambù, ecco, che state Ah, utilizzando. ok. Sì, allora noi abbiamo utilizzato, ci siamo confrontati un po' con sia Lorenzo Barro, probabilmente avete sentito prima, sia con Thomas Froese, che invece è un produttore di bambù, per scegliere la varietà più adatta. Abbiamo, diciamo, prediletto la scelta su varietà che siano possibili coltivare da noi, quindi su un po' più al nord, in cui la temperatura è un po' più rigida, soprattutto d'inverno. Abbiamo utilizzato il bambusoide,
che fa parte dei bambù giganti, quindi è un bambù che può avere uno sviluppo molto elevato in diametro e in altezza, e un'altra varietà invece di il propinqua, che invece è un bambù non della varietà dei giganti, quindi ha dei diametri più accettabili. Sarebbe interessante anche, quindi stiamo facendo i test sia di essiccazione che di costruzione con queste due varietà. Sarebbe interessante anche in un futuro avere la possibilità invece di provare a costruire i telai con l'Amabilis, che è la varietà più utilizzata al mondo per costruire bici in bambù, che è una varietà tropicale, e il Tonkin bambù, un bambù molto, molto resistente a livello di fibre, di spessore delle pareti, e sarebbe interessante in un futuro anche provare a coltivare quello, che però appunto non è coltivabile da noi al nord, al sud potrebbe essere più coltivabile. Queste sono per le varietà più o meno utilizziamo queste. E ieri sera mi facevi cenno a come dire, problematiche che pian piano state conoscendo ed affrontando, per esempio il discorso della essiccazione piuttosto che di microfratture che si possono avere durante, ecco, questo, anche questo magari può essere di interesse per un confronto reciproco, anche per dare delle indicazioni a loro e magari più avanti ricevere qualche consiglio, perché magari si troveranno delle soluzioni insieme. Non so se vuoi dire qualcosa anche da questo punto di vista. Quindi chiaramente il bambù ha questa caratteristica di essere sensibile alla umidità anche dopo essere stato essiccato, quindi è una variabile sicuramente di cui tener in conto, soprattutto per la messa in opera e poi per la come dire, la vendita anche di questi manufatti. Sicuramente bisogna prestare molta attenzione, ecco, all'aspetto della umidità e della dell'impatto e del comportamento rispetto a questa specifica. Certo, questo è un punto, fatto benissimo a sottolinearlo, perché è un punto nodale nello svolgimento delle operazioni di essiccazione, perché il bambù, come tutti i materiali, diciamo, naturali, compensano l'umidità dell'aria con l'umidità stessa del materiale. E l'essiccazione è sicuramente un punto fondamentale per poi una corretta, diciamo, costruzione del telaio, che poi non va incontro a problemi di rottura. Noi abbiamo avuto inizialmente sul primo prototipo un problema di rottura successivo, postumo, quindi diciamo quando il telaio era già costruito, a distanza di qualche mese c'è stata una rottura sul lato, diciamo, lungo di Bracanda. Questo pensiamo sia successo, diciamo, conseguenza di un'essiccazione probabilmente non corretta, in quanto appunto è molto importante sia il periodo di raccolta delle canne. Questo è un aspetto molto importante, nel senso che le canne di bambù vanno raccolte innanzitutto a maturazione, quindi di solito sono considerabili mature delle canne intorno ai 3 anni di età, massimo 2 anni, non scendere sicuramente sotto i 2 anni di età, perché la canna non è ancora matura, e quindi è importante raccogliere una canna matura intorno ai 3 anni. È importante il periodo di raccolta. Si prediligge un periodo invernale di riposo vegetativo della pianta solitamente, perché è il periodo in cui la raccolta, diciamo, traumatizza meno il legno, che già di per sé è meno umido durante l'inverno, meno ricco di nutrienti, quindi sostanzialmente si raccoglie in un periodo più propizio. E successivamente noi, per quanto riguarda l'essiccazione, abbiamo seguito un metodo di essiccazione naturale, quindi sostanzialmente abbiamo disposto il bambù in posizione orizzontale, dando anche se non esattamente orizzontale, ma dando una leggera inclinazione per permettere un deflusso dell'aria interna, e questo, diciamo, è un tipo, una tipologia di una possibilità, più o meno che abbia lasciato essiccare intorno a un anno di tempo. Tanto
delle fiamme dirette sul bambù per dare una sostanziale uno shock termico iniziale che faccia perdere un quantitativo d'acqua sufficiente alla qualificazione, soprattutto quel quantitativo d'acqua che si perde con questa tipologia di situazione non normale. Con le situazioni attuali non si riesce a raggiungere quest'acqua, non si riesce a liberare quest'acqua che è intrappolata all'interno del bambù con l'essiccazione naturale. Invece con questo tipo di essiccazione si toglie dell'acqua che sostanzialmente non rientrerà mai più all'interno della canna, anche se poi la canna sarà in un ambiente umido, quell'acqua che si tolge inizialmente con l'essiccazione diciamo, forzata non viene più riassorbita. Però è ancora una cosa che non abbiamo ancora esplorato e dovremmo farlo perché può essere uno dei punti importanti. Questo è quello che riguarda l'applicazione che noi Bene, c'è qualche domanda, ecco. Ciao Matteo, sono Michele dell'Associazione Passi del Ciclope, ti ringrazio innanzitutto di essere intervenuto, di aver accettato appunto questa chiamata, ti ringrazio anche delle informazioni, noi ci stavamo approcciando a questo mondo, insomma eravamo piuttosto interessati e abbiamo visto, insomma leggendo abbiamo, non so, mi ascolti vero? Cioè riesci a sentirmi? Sì. Molto basso, ma ti sento. Sì, forse mi devo avvicinare un po' di più al telefono. Niente, abbiamo visto che ci sono diversi modi per legare il bambù, quindi ero interessato a sapere quale aveste scelto, se con fibra naturale o se con fibra di carbonio, perché ho visto, insomma, ci sono questi due modi. Certo. Diciamo che abbiamo esplorato differenti possibilità. Esiste una svariata gamma di possibilità per fare i giunti tra le canne. Inizialmente noi abbiamo fatto i primi due prototipi utilizzando la fibra sciolta di canapa, che è forse il metodo più basico, anche se più utilizzato, perché sostanzialmente è un metodo che funziona impregnando le fibre di canapa con della resina epossidica e sostanzialmente creando una fasciatura tra il bambù e la parte di acciaio che può essere o la scatola del movimento centrale o il tubo sella o i forcellini. Questa è una possibilità. Successivamente abbiamo abbandonato questa possibilità per un aspetto legato ai tempi poi di finitura di questo tipo di aggiunto, che comunque sono abbastanza elevati, perché per arrivare a un buon risultato di omogeneità della superficie, di livellamento della superficie, è necessario poi avere una lavorazione di finitura molto, molto laboriosa. E quindi abbiamo esplorato delle possibilità invece legate più a un utilizzo di fibre sempre naturali, però già tessute, quindi utilizzando dei tessuti già filati, ecco, come se fossero delle garze, e questo ci ha abbastanza convinto ultimamente come tipologia di fasciatura. Sostanzialmente abbiamo applicato la tecnologia che sta dietro alla fabbricazione dei giunti in carbonio, che sostanzialmente le bici in carbonio vengono assemblate tramite fasciatura, quindi con delle fasce, proprio delle garze di carbonio si fasciano i giunti. Nello stesso modo abbiamo provato a fare con del tessuto naturale, che sia di canapa, che sia magari in un futuro anche un tessuto di bambù, perché potrebbe essere interessante utilizzare anche quello, per unire i giunti. Questo è quello che abbiamo visto che la tecnica ci ha un po' più convinto, ecco. Non so se ho risposto esaustivamente.
Sì, grazie. In realtà anche noi appunto stavamo guardando un po', stavamo vedendo con interesse la legatura con le fibre di canapa, fibra naturale, poi immagino con la resina, rivestite con una resina particolare. Spero possiamo. Non so se ci sono altre domande. Ah, sì, c'è un'altra domanda. Vabbè, dopo comunque ci salutiamo, magari ci scambiamo anche i contatti se ci fa piacere, insomma. Ok, ti passo Corrado, non per l'associazione. Ciao, grazie. Ciao Matteo. Ok, senti, ti volevo chiedere, prima parlavi di test, parlavi di, insomma, di testare il telaio, come vi state muovendo su questo aspetto? Cioè, state cercando certificazioni, state, cioè, come lo attestate quella, la validità del telaio? Positivamente, grazie. Benissimo, Matteo. Ti ringrazio tanto, è stato di sicuro interesse il tuo contributo. Mi farò da tramite per mettervi in contatto, scambiando ecco, le rispettive mail, i numeri di telefono. Ah, un'altra domanda. Bene, sì, se hai ancora qualche minuto, ne approfittiamo. Ciao, sono Francesco. Volevo chiederti, per quale tipologia di bici è più adatto questo tipo di telaio? Perché sono. Allora, questa è un'altra bella domanda, molto interessante. La tipologia di bici, secondo me, è più legata al. Non tanto alla tipologia di telaio, nel senso che questo tipo di telaio si può adattare a molte tipologie di bici, per quanto ne penso.
faccio io, perché è un telaio molto duttile da questo punto di vista. Il vantaggio maggiore che ha questo telaio è soprattutto la morbidezza, cioè ha un quando costruirete il primo telaio e proverete a pedalarci, la sensazione è proprio quella di avere un telaio molto morbido, cioè che assorbe molto bene l'asperità, ecco. Questa è la prima sensazione. Secondo me la tipologia di telaio non è tanto legata alla fattibilità tecnica, ma è più importante capirne la fattibilità economica, ecco. Nel senso che bisogna capire in che settore di mercato ci si vuole andare a inserire. Ovviamente ci sono dei settori di mercato più diciamo in cui il telaio e la prestazione, mi viene in mente il settore delle bici da corsa, quindi le bici da prestazione, potrebbe essere un problema, perché appunto ci sono delle richieste tecniche molto elevate, e soprattutto più che le richieste tecniche probabilmente si potrebbero in qualche modo compensare anche col bambù. La cosa più problematica è che il fruitore della bici da corsa difficilmente andrà a vedere nella bici in bambù una possibilità. Questa è una mia personale visione, nel senso che io da utilizzatore di bici da corsa non so se utilizzerei una bici in bambù, perché ne sarei probabilmente frenato da un punto di vista anche solo sensazionale, nel senso che adesso va molto il carbonio, va molto tutta un'altra serie di cose. Vedrei molto di più un utilizzo di un telaio in bambù per un utilizzo, diciamo, city bike o bici da viaggio. Allora in questo caso secondo me è un settore più appropriato, più in cui ci potrebbe essere più possibilità di inserimento. Però questo appunto fa parte dell'analisi di mercato e dell'analisi di fattibilità economica che può avere il progetto. Comunque io ho questa idea qua, poi appunto ognuno può pensarla diversamente, questo è un po' e niente. Benissimo. Matteo, allora grazie ancora dell'interessantissimo intervento che proviene dal campo, da chi insomma ci sta mettendo passione in questa idea, in questo progetto. Come ti dicevo poc'anzi, vi metterò in contatto con Michele, vi scambierò i reciproci indirizzi, i numeri di telefono, e mi auguro che abbiate occasione nel futuro di potervi confrontare ulteriormente. Grazie ancora, allora. Ok. Va bene, vi ringrazio anche tutti voi, anche per le interessanti domande, e spero appunto di poterci sentire e organizzare, che sicuramente appunto le sinergie, come si diceva prima, possono essere sicuramente interessanti e positive in questo campo. E niente. Bene, a presto allora, bene. Grazie ancora. A presto. Buona Ciao. Giornata anche a voi, buon lavoro. Ciao. Arrivederci, eccoci qua. Bene, spero sia stato insomma interessante come contributo. E benissimo. E allora torniamo alla nostra presentazione. Avevo previsto con questa slide di elencare un brevissimo elenco dei possibili utilizzi del bambù a secondo dei settori di differenti settori. Nel settore alimentare c'è la possibilità di utilizzare i germogli, come vi dicevo poc'anzi, sono circa 200 specie riportate dalla letteratura. Uno dei più diffusi è l'edulis, che appunto significa commestibile, l'eterocicla. Si possono fare confetture, sottoli, creme, piatti tipici orientali. Al ristorante cinese allora mangia il pollo al bambù, appunto. C'erano questi pezzettini appunto di bambù in mezzo. Dalle foglie addirittura si possono estrarre succhi di frutta per centrifugazione.
In edilizia avrete visto sicuramente su internet esempi di ponti, di ponteggi, nei paesi di origine ci sono degli abili legatori che realizzano le giunzioni per la realizzazione dei ponteggi. Viene utilizzato intanto per l'ampia disponibilità, per la leggerezza e grazie anche alla disponibilità di queste persone espertissime nel realizzare rapidamente le connessioni. Si possono fare persiane, separé, si possono realizzare porte, il parquet sta avendo una larga diffusione perché risulterebbe un po' più economico rispetto ai legni ordinari, ma almeno due vantaggi che sono quelli della sua durezza, quindi all'incisione risulta più resistente, quindi è igroscopio anche, cioè non assorbe facilmente l'acqua e quindi almeno il vantaggio anche economico in linea generale risulterebbe un po' più economico rispetto appunto ai legni normalmente utilizzati. È anche un aspetto per chi l'ha fatto, anche delle esperienze di amici che hanno installato questo tipo di manufatto nelle loro abitazioni, e l'aspetto è veramente molto molto bello. Si possono fare dei multistrati, pannelli per esempio. Qualche tempo fa avevo avuto contatto sempre con altri ragazzi che avevano realizzato delle bici in bambù utilizzando dei pannelli, quindi andando a incidere dai pannelli il telaio. Anche questo potrebbe essere un'idea, anziché partire dalle canne, magari partire dai pannelli. Si può usare anche per il consolidamento di terreni franosi, perché per via dei... del fatto che si estende, si sottoterra in maniera molto aggrovigliata, un po' come fanno le radici degli alberi, anche in questo caso riesce anche con molta rapidità a consolidare i terreni, scarpate. Anche questa è un'applicazione che potrebbe essere interessante per chi ha idea di avviare una attività. Perché visto tutto ciò che sta succedendo in Italia circa il dilavamento dei terreni, le frane, alluvioni, ecco, andare a far fare una posa di piante di bambù su terreni anche accidentati potrebbe anche risultare più facile, sempre nell'ottica di un intervento ecologico anche molto interessante. In arredamento, mobilio di diverso tipo, ci sono decine, centinaia di esempi, lampade, posacenere, librerie, amarghe, ho visto delle fotografie di amarghe molto belle, se ne posso inventare tante altre anche in maniera semplice, insomma lavorando sempre con l'opportuna, come dire, lavorando sulle connessioni anche in maniera molto semplice, utilizzando pochi pezzi si possono realizzare degli oggetti molto interessanti. Arredamento di giardino, chiaramente per interno, esterno, gazebo, ringhiere, divani, taglieri, messo, insomma c'è una varietà altissima. Hobby sport, chiaramente per primo ho segnalato le biciclette, le canne da pesca. Qualche settimana fa mi capito di leggere un articolo un'azienda che ha iniziato a realizzare gli snowboard molto belli, che hanno lasciato a vista una parte del legno, l'altro l'hanno decorato. L'aquilone, ma è un'applicazione insomma antichissima ed è anche molto interessante, insomma posso fare anche questa, insomma potrebbe essere un'idea anche a livello di sperimentazione qui locale, con poco materiale, molto economico, si può fare magari qualche esperienza utilizzando questo tipo di quest'idea, ecco, quella degli aquiloni, anche per i bambini, soprattutto per i bambini, può essere interessante. La produzione di strumenti musicali, flauti, sassofoni, digeritude, percussioni, si possono fare barche. Per l'abbigliamento, chiaramente il filato, la fibra di bambù è diffusa da parecchio tempo, tra l'altro assorbe una percentuale molto elevata della produzione del bambù, si fa anche per scopi nel settore dell'abbigliamento. Qui avevo segnalato per i filati
la specie Phyllostachys heterocycla pubescens. Si possono fare maglie, vestiti, hanno caratteristiche molto interessanti di traspirabilità, di leggerezza, si utilizzano anche pannolini lavabili in fibra di bambù, quindi più utilizzabili più volte, è antibatterico, rinfrescante, antiodore, ha delle sostanze che gli conferiscono queste caratteristiche. Segnalavo anche la sicurezza, perché chiaramente i pannolini ordinari sono fatti con tutti questi materiali plastici che poi insomma usa e getta, hanno un impatto importante sull'ambiente. Il design si usa molto per fare delle installazioni, quindi delle geometrie molto particolari e variegate per allestimenti, per scopi di architettura, arredamento di interni, di esterni, giardini, per scopi sociali e quant'altro. Per la categoria ecologia ho segnalato il carbone attivo, quindi con un processo di pirolisi si può realizzare il carbone attivo anche utilizzando gli scarti, volendo utilizzare in toto la pianta, si possono utilizzare le parti utilizzando la canna magari vera e propria per usi più nobili, più convenienti, e gli scarti si potrebbero utilizzare anche per produrre carbone attivo volendo, o se si vuole l'intera pianta, con un processo di pirolisi, che è il vecchio procedimento usato dai carbonai di una volta per realizzare il carbone, con lo stesso metodo, quindi una combustione in carenza di ossigeno, si possono realizzare i carboni attivi. Che valenza ha? Sembrerebbe una cosa, dici, ma cosa me ne faccio? In realtà le industrie che per esempio producono sistemi di filtrazione delle acque vanno molto alla ricerca di questo tipo di materiale, proprio perché ha caratteristiche che lo rendono interessante per il filtraggio e la potabilizzazione delle acque. Oltre che in realtà in maniera più grezza potrebbe essere utilizzato anche come carbone proprio per insomma con gli scopi del legno comune, ha un potere calorifico molto interessante. E ci sono già esperienze per cui si realizza il pellet, per esempio, anche se essendo povero di lignina lo rende un po' più difficile da produrre, perché il pellet ordinario diciamo ha il vantaggio di poter essere prodotto facilmente, perché al suo interno ha della lignina che poi il legante del pellet stesso. Impianti di gassificazione, qui si va su sistemi industriali, cioè si utilizza proprio la gassificazione, che è il processo a monte della realizzazione dei carboni attivi, cioè per pirolisi viene fuori del metano che viene utilizzato per alimentare dei motori a combustione che poi collegati con un generatore elettrico sono in grado di produrre energia elettrica in questo caso. Nei paesi orientali, ma in molti villaggi si usano anche per realizzare condutture d'acqua a bassa pressione, chiaramente, perché non resisterebbe agli sforzi di una pressione elevata, per realizzare impianti di irrigazione. Ricordo che chiaramente qui siamo abituati a vedere magari delle canne di piccolissima dimensione, in realtà si possono avere dimensioni anche molto interessanti, e quindi favorire il trasporto di abbondanti anche quantità d'acqua. La fitodepurazione, ne parlavamo mi pare poc'anzi con qualcuno, nei posti aggrediti molto dalle industrie anche di raffinazione o siti particolarmente inquinati, si può usare per poter depurarli dalle sostanze nocive che sono contenute nei terreni. E combustibile il carbone, ecco, citato prima, la carta, che assorbe anche essa una percentuale molto elevata della produzione del bambù, viene utilizzata appunto per produrre carta, e in agricoltura anche per palizzate, recinzioni, tutori per piante. Tempo fa ricordo una discussione fatta con Lorenzo Barr, al quale avevano chiesto se poteva dare un'indicazione per recuperare dei
dei tutori appunto per, mi pare che fossero delle piante di vite, cioè il proprietario della coltura, anziché usare i tutori di cemento che comunque nel tempo magari si degradano lasciando poi dei residui sul terreno, ebbe l'idea di usare dei tutori di bambù che chiaramente sono facili da inserire, mettere in opera e con poco impatto, forse nullo al momento in cui nel tempo poi si degraderà. Nell'industria meccanica, l'ultima in coda di questo elenco, sono moltissimi gli esempi, poi alla fine farò vedere qualche fotografia, c'è molto interesse appunto per le sue caratteristiche, per la leggerezza, per la resistenza, per il fatto che molte normative europee stanno andando nella direzione di utilizzare sempre più delle fibre naturali in sostituzione di materiali metallici, ma soprattutto materiali plastici che hanno un impatto importante. Quindi molta ricerca si sta muovendo in questa direzione per realizzare materiali compositi sia per auto, aerei, contenitori per spedizioni. Qui mi viene in mente un'applicazione fatta dalla Dell, l'azienda che produce computer, che ha già realizzato dei contenitori per trasportare i PC, anziché usare il classico polistirolo magari, hanno realizzato una fibra con una specie di pasta con cui danno forma al supporto che poi sul quale inseriscono il PC e mettono dentro la scatola, e lo fanno proprio con una pasta, una fibra di bambù. Qui c'è forse qualche altro in settori differenti, qualche altro esempio in settori differenti. Questo è un sito interessante, ho trovato molto materiale, molto interessante anche per avere degli spunti. Per l'alimentazione, ok, sì. L'immagine di un bosco di bambù, qui l'industria del legno, alcune immagini che ritraggono delle porzioni di pannelli multistrato fatto con diverse modalità, o con delle bacchette sovrapposto, o con sandwich, come vedete, con diverse specie, con diversi gradi di finitura. Industria della carta, tessile, il carbone, qui vi dicevo prima, sembrerebbe anche la birra, magari viene buona, no, non mi è capitato mai di assaggiare, però mi sembra una bevanda da attenzionare. Lo stesso di una automobile, proprio per ricollegarci alle applicazioni del settore degli autoveicoli. Ecco qua la amata bici, anche questa. Potete valutare di fare qualche esperienza di questo genere, non magari iscrivendosi, si hanno delle convenzioni con dei costi anche ridotti per poter utilizzare le loro macchine, anche lì dove c'è esigenza magari di qualche attrezzatura. Poco fa parlavamo dell'esigenza magari di realizzare delle lavorazioni meccaniche e non avere il riferimento. Il Fab Lab potrebbe esserlo, anche per dei pezzi particolari piuttosto che per delle lavorazioni particolari, normalmente con costi non molto elevati, potrebbe essere un punto di riferimento. Lì dentro un esempio di questo tipo si potrebbe anche sviluppare senza grosse difficoltà. Questi sono dei pavimenti per esterni, sì, una specie di canestro, comunque sì. Un casco molto bello, questo, quello a sinistra già lo si vedeva in giro da tanto tempo, quello a destra è un po' più recente, mi pare.
dei filati, sempre, e qui ci sono dei suini, non so se hanno dato il loro contributo, va bene. Questo sembra, ecco, sì, questi sono molto interessanti perché fanno vedere anche la possibilità di deformare con delle tecniche, usando il vapore piuttosto che dei cannelli, la possibilità di realizzare delle forme anche ondulate di quelli che sono già in origine comunque dei pannelli in piano. È possibile poi deformarli e dare delle forme un po' più particolari. Sì, vediamo questo secondo. Ok, questa credevo si potesse saltare questa, però ah no, perché salta fra 5 secondi, però all'ultimo secondo è scomparsa l'icona per saltare, vabbò. Vabbè, giustamente nella filosofia loro, no? Del laboratorio. Sì, infatti non faccio commenti qua. L'audio, aspetta, forse qui. Ah no, qui. Questo c'è. È proprio sul video che non c'è. Sul video non c'è, no, ma qui è attivo. Sì, hai ragione. E come mai? Perché Eni ha una marcia in più. C'è sti poveretti qua. Vabbè, ci hanno fregato anche sull'audio, oh, pazzesco. Comunque, vabbè, anche le immagini parlano, sono altri esempi, ripeto, circa manufatti che si possono realizzare. Questa è un'azienda che è diventata specializzata nella deformazione, nel plasmare e dare delle forme particolari ai manufatti. Cioè, ve lo proietto magari, perché al di là delle bici può nascere l'idea di fare anche qualche altro oggetto, insomma. E come? Le canne, mi pare che più avanti c'è anche qualche esempio. Chiaramente le devi trattare quando ancora sono verdi e poi le devi tenere sotto trazione. C'è un altro video che non è una vera e propria, comunque lo vedremo più avanti, una vera e propria deformazione. In realtà si fanno delle incisioni, poi quello lo volevo presentare proprio per far vedere come puoi curvare una canna, ma è una via di mezzo tra una curvatura naturale e l'incisione, perché in realtà si va a incidere in delle posizioni ben precise, si curva e poi magari con l'applicazione di qualche ulteriore manufatto, delle resine, dei compositi, puoi poi ottenere la forma curva. Vabbè, era giusto per... Queste sono delle... Qui chiaramente si parla sempre a livello industriale, con delle presse, con delle macchine di grossa dimensione che, ecco, danno forma al manufatto. Quindi immaginate nel mondo quanto è ampia l'industria che ruota attorno a questo materiale. Ecco, questo è uno stampo in buona sostanza con cui ci fai, ecco, manufatti di questo tipo. Vado un po' veloce perché magari non risulta di... ecco. Mi interessava più farvi vedere... ecco, l'applicazione del calore per poter modificare la geometria e come sul campo e così possano ottenere questi risultati. Va bene. Giuro che non proietterò più un video in cui c'è Eni, No, mi chiacchierano. Ecco, quest'altro... vabbè, questo non va nemmeno, come mai... Vabbè.
Sì, per il legname è preferibile sì, culmi vecchi di almeno 3 anni, un po' come diceva anche Matteo, ma anche oltre. Inverno luna calante, quindi con la circolazione di linfa per evitare l'aggressione di tardi parassiti. E quindi pare c'era sempre un altro video, questo è, ecco, cioè, ci ho messo attenzione alla sicurezza perché mi prevedeva questo video quando si utilizzano anche strumenti molto semplici, un po' per la deformazione professionale che ho, è sempre bene prestare molta attenzione, ecco, a non farsi male. Mi riallaccio fin da ora al discorso della sicurezza. Attenzione, so che mi ha chiesto chi, c'è veramente da farsi male. C'è una lama che è completamente a vista, una ciglia che è completamente a vista, e poi più avanti insomma altre attrezzature, quindi mi raccomando sempre anche per le attrezzature di quelli. È una cosa che dico con molta passione, che mi è capitato purtroppo di fare delle esperienze di questo tipo per professione, però bisogna prestare sempre la massima attenzione quando si utilizzano delle attrezzature semplici o complesse che siano, e stare molto attenti al discorso della sicurezza. Spesso nelle officine addirittura ci sono macchine benzine anche molto complesse, vengono tolte le protezioni per facilitare i lavori. Se una protezione c'è, per te serve, quindi prestate sempre attenzione perché farsi male è facile. Ecco, questa è una cosa secondo me folle, però in generale farvela vedere intanto per magari trarre qualche spunto su come si possono tirar fuori delle cistelle. Però veramente è di una pericolosità infinita, perché se per caso resti agganciata a una listella del genere, non so cosa può finire, insomma, infatti. E ahimè, quando si parla anche di economia, siamo un po' in declino in Italia, dipende anche dal fatto che questi poveretti lavorano in queste condizioni. Perché quando arriva qua un manufatto che costa un decimo di quello che in realtà serve a noi per produrlo, c'è un motivo, ed è uno di questi è il fatto che questa gente lavora in queste condizioni qui di sicurezza, magari ore di lavoro incredibili, non curanti di normative, di rispetto per il lavoratore e quant'altro. Comunque funziona bene, mi sembra che stiamo abbastanza scattati, penso che realizzare delle stelle. La prima fase hanno dato le stelle, questo secondo hanno dato un analogo spessore. Questo
Sì, sul campo questi alcuni attrezzi, alcune fasi di lavorazione per sfruttare il bambù, come si allarga, come si piega del resto del modo interno, la realizzazione di fasciame, comunque di terra esposto al sole, la realizzazione di verande, di gazebo, di strutture interni, pareti di abitazioni, altro sandwich, questo un po' più grezzo, di tavolo. Ecco, la curiosità nel 1879 Edison che inventò la lampadina, lui costruì un laboratorio all'interno del quale era chiuse un team di persone che lavorò alla realizzazione della lampadina. Vado a memoria, mi pare fece circa 1800 esperimenti per riuscire, comunque testò un migliaio comunque di materiali prima di riuscire a realizzare la sua lampada con lo stemma. Una di queste, uno dei materiali che usò era una fibra di bambù carbonizzato, e ottenne 600 ore di funzionamento della lampada. Non so dove la accolti, ovviamente la dimensione non è proprio facile da usare, però c'era una piccolissima lampada a risparmio energetico, vabbè, ci voleva la centrale nucleare accanto per alimentare una lampada del genere, però insomma ci passò anche il bambù in mezzo. E qua una tabella per secondo del settore delle specie che è possibile utilizzare, sicuramente se ne trovano anche su internet, anche più ampie, per la cellulosa, quindi anche carta, Bambusa vulgaris, il giganteus, bambusoides, alimentare, l'asper, il vulgaris, l'edulis, che qui non è elencato ma c'è, per la costruzione l'asper, lo strictus, la guadua, si usa moltissimo, alcol, immagino ci riportiamo alla immagine della birra di prima, per usi ornamentali, per artigianato, ecco. Qualche altra foto dello splitter delle bacchettine, la realizzazione di pannelli. E qui avevo riportato qualche altro esempio di costruzione di bici in bambù. Vediamo se ci fa connettere, però se mi fa vedere l'immagine della Eni stacco. Ok, non c'è. Si sente? Questo era, mi sembrava interessante anche. Questo comunque magari farò qualche nota anche prima, lì dove si vede l'operazione di realizzazione del moncone esterno,
chiaramente fa parte un po' delle tecniche di realizzazione dei giunti, ma bisogna prestare moltissima attenzione. Poco fa si parlava anche dei decimi di tolleranza e quant'altro, moltissima attenzione a realizzare in maniera molto precisa queste parti, perché chiaramente poi gli sforzi, di cui nessuno poi magari si andrà più a render conto, perché magari ci mettete sopra la resina, la gazza, la stop e quant'altro, però se la giunzione, comunque le zone di contatto, non sono fatte in maniera molto regolare, chiaramente si possono innescare delle sollecitazioni, perché una cosa è che ci appoggi magari sul montante dello stesso, ci appoggi l'intera superficie, una cosa è se ci fai appoggiare solamente una porzione, chiaramente gli sforzi saranno di gran lunga più elevati e potrebbe dar vita poi magari a possibili rotture, quindi bisogna prestare un'attenzione minuziosa. This is when I select my poles. When I walk through the forest, I can tell exactly what age a bamboo pole is just by looking at it. This selection of the right species at the right age is vital to the quality of crew bicycles. I believe that the tech frame process is very important to ensure the quality of a bicycle frame and to ensure that the pole itself will not split. Based on my extensive experience with timbers and design, you must always consider the expansion and contraction across the fibers when the moisture content fluctuates seasonally. The structure of bamboo is a composite matrix of very strong fibers called vascular bundles that give them strength and a binder holding them in place. The combination of two types of elements is very similar to what we see in rebar and cement, or fiber and epoxy matrices. In a bike, the fibers offer the stiffness and strength, and the lingen provides the vibration dampening qualities. Part of my tempering process is that I prefer to slow dry the poles from their green state. This may take several months. After the poles have completely dried, then I start the 6-month to 1-year tempering process of cyclically swinging the humidity content from very low to very high repeatedly. Basically, I simulate 20-plus years of seasonal changes. This works out the stresses inside the material and assures longevity. Bamboo has some engineering properties that make it the perfect material for a bicycle frame. It has a tensile strength that is equal to or greater than steel. However, it is light. But the most amazing characteristic that you'll notice immediately when riding a bamboo bicycle is that all the vibrations almost disappear. The first time I rode one of my early prototypes a few years ago, I was stunned at the smoothness of the ride. After a few hundred meters down the road, I was asking myself, okay.